costituisce luogo dallo straordinario valore storico ed artistico ed è oggi sede dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Luigi Castiglioni. Il nome con cui la villa è conosciuta risale al romanzo storico Margherita Pusterla, scritto da Cesare Cantù nel 1838. L'autore scelse la villa di Mombello come ambientazione per il suo racconto ispirato agli intrighi della corte milanese al tempo dei Visconti. La congiura dei Pusterla, ordinata nel 1340 da Franciscolo Pusterla per togliere la signoria di Milano ai Visconti, è un fatto storicamente avvenuto. Non esiste, però, alcun documento che attesti che i Pusterla abbiano effettivamente abitato qui. Sicuramente, però, nella prima metà del Cinquecento, la famiglia Carcano acquisì la villa. Nel 1543 Giacomo Antonio Carcano lasciò, erede del feudo, il nipote Giovanni Battista Arconati. Il palazzo venne trasformato in una elegante dimora di delizia grazie ad Anna Visconti, che sposò il figlio di Giovanni Battista Arconati. La donna incaricò l'architetto Martino Bassi di eseguire in e gli hai pigliato e buttare all'ospite da thank you.
Eccoli che sono arrivati, si dispongono. Bene, un bel applauso anche ai suonatori. Di 27 anni, mentre invece la mamma ne aveva un po' di più, ma non si dice quanti ne aveva, mica tanti, eh? Eccoli che arrivano e vanno in villa. Saluto dei militari, sperando che non gli sparino addosso direttamente, se no abbiamo... Baciocchi, felice, che in questo giorno era felice, anche se in realtà i due si erano già sposati l'anno prima a Marsiglia, però solo con rito civile. Ma Napoleone interessava anche la...
la benedizione della Chiesa, per cui è costretti. La musica accompagna teoricamente l'ingresso di tutti gli invitati nella sede del matrimonio, che è l'oratorio di San Francesco. Possiamo procedere al matrimonio, che naturalmente è stato fatto di notte, non si poteva, ma aveva avuto la dispensa perché Napoleone aveva mandato al cardinale qualcuno, tanto per dire qualcuno, facciamo così, a farsi dare la dispensa, e allora il parroco è arrivato su con un po' di fifa e un po' di vergogna. Ciao, dai, facciamo sto matrimonio. Carissimi Marie Paola Bonaparte, Charles Victor Emmanuel Leclerc e Marie Annelisa Bonaparte Felice Baciocchi, siete venuti nella casa del Signore, davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo. Marie Paola Bonaparte, Charles Victor Emmanuel Leclerc, Marie Annelisa Bonaparte Felice Baciocchi, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? È un scippo così. Scambiatevi gli anelli. Perché tanto Paolina c'aveva già una storia in Francia, non ne voleva sapere un cavolo di sposarsi con Leclerc. Però ora dalla fine è stata costretta. Tanto poi di storie ne avrà ancora tante. C'è tutto un elenco lì. Comunque anche Elisa non era da meno, Non era da meno. Perché qualcuno ha detto che a Marsiglia, quando erano a Marsiglia, una famiglia, le due sorelle, perché la terza poverina era ancora più giovane, c'aveva 15 anni Carolina, non faceva niente, loro due avevano una certa fama. Oltre che una certa fame. Charles Victor Emmanuel Leclerc, vuoi accogliere Marie Paola Bonaparte come tua sposa nel Signore, promettendole di esserle fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e di onorarla tutti i giorni della sua vita? Marie Paola Bonaparte, vuoi accogliere Charles Victor Emmanuel Leclerc come tuo sposo, Signore, nel Signore, promettendo di essergli fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarlo e di onorarlo tutti i giorni della tua vita? Felice Baciocchi, vuoi accogliere Marie Annelisa come tua sposa nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Marie Annelisa, vuoi accogliere Felice Baciocchi come tuo sposo? Thank you.
pretendo di essergli fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. È un momento di emozione del prete, che non ne voleva più sapere di andare avanti. Di amarlo, di onorarlo tutti i giorni della sua vita. Promesse mantenute. Con il potere conferitomi. Dal Padre nostro vi dichiaro marito e moglie. È l'emozione, l'emozione. Uè, dica, era uno della gente qualsiasi questa. Qui ero abituato a sposare i contadini che vedete là, che si fanno aria perché pagano un caro. Ormai sono marito e moglie. Gli sposi possono baciare la sposa. No, non lo facciamo perché è vietato. Ecco.
Parlo telefono e mi c'è questa cosa. Ah, ti è andato proprio netto il computamento. Cioè, allora un numero di telefono, non è che spiace.